Oggi Simona Rapparelli ci racconterà in generale un po' il mondo delle radio, come funzionano, perché è giornalista radiofonica, è giornalista e poi lavora ovviamente in una radio che è Radio Ticino. E vedremo l'ottica della linea editoriale, perché lo anticipo io, per chi non lo sapesse, Radio Ticino ha un editore di riferimento che è la Curia, quindi una certa modalità di fornire le notizie, quali notizie vengono date rispetto a se ci sono degli argomenti che vengono trattati e come vengono trattati, in un contesto locale e in un contesto radiofonico. Quindi abbiamo una visione un po' particolare di come si fa giornalismo radiofonico. Beh, una malattia radiofonica è una malattia molto contagiosa, è una malattia fatta di passione per un mezzo che è particolare, che io spero oggi di riuscire a passarvi. Parto velocissimamente dal titolo che vedete alle mie spalle: Informazione e giornalismo radiofonico, l'immediatezza dell'on-air nel secolo del web. Perché? Qualcuno scrisse una bella canzone qualche anno fa, magari la conoscete, Video Killed the Radio Star, che tradotto, lo sapete, vuol dire il video uccide la star radiofonica. Forse poteva sembrare questa cosa quando la canzone fu scritta, oggi non è propriamente così, oggi la radio rivive in generale, sia quella locale con qualche difficoltà in più che soprattutto quella nazionale, rivive un periodo se non d'oro, perlomeno dorato sì. Perché? Fondamentalmente per due elementi importanti. Il primo elemento è la sua diffusione. La radio è ancora il mezzo più diffuso di comunicazione di massa, chiaramente, più diffuso al mondo. Sembra un'assurdità quello che sto dicendo, no, ve la spiego. E poi anche perché è un mezzo molto veloce, è un mezzo praticamente immediato. È il mezzo più diffuso, dicevamo, sì, perché apparentemente il mezzo più diffuso sembrerebbe il web, in realtà no. Nei paesi in via di sviluppo il web ancora non arriva. L'immediatezza, la velocità, l'immediatezza dell'on-air nel secolo del web. La radio ha questo grandissimo pregio, che è un pregio fisico, ringraziamo Marconi. Nel momento stesso in cui io dico A, la mia A si diffonde nello stesso istante, in tutti i punti in cui la mia radio prende, che siate nella zona del Pavese nel caso di una radio locale, nel caso che siate in Italia da qualche parte nel caso di una radio nazionale. Non c'è il tempo dell'upload o del download, è un fenomeno fisico ed è un fenomeno estremamente affascinante. È stato anche chiaramente sfruttato anche qui a Pavia dal comune, per esempio quando ci sono state delle emergenze particolari, chiamandoci: signori, scusate, nevica, sono arrivati 4 metri e mezzo di neve, abbiamo bisogno di spalatori. Non hanno, permettetemi il campanilismo, chiamato la provincia pavese, perché sennò andava sul giorno dopo. Hanno chiamato la radio, perché avevano bisogno di velocità, avevano bisogno di lanciare un appello. Infatti la radio è la tecnologia delle emergenze. Pensate per esempio anche alla protezione civile. Provate a stare in mezzo a un terremoto con un telefonino. Non va. Non prende, non funziona. La radio sì, perché la radio trasmette da un'altra parte, quindi da un punto diverso rispetto a dove c'è stato il terremoto, e quindi può esservi di aiuto, mentre i ripetitori che riguardano i vostri telefonini centrano le celle che sono molto vicino a voi, quindi se cade il palazzo e l'antenna era sopra, chiaramente il vostro telefonino non prende più. Facciamo un passo indietro velocemente per capire da dove nasce questo, permettetemelo, straordinario strumento di comunicazione che è la radio. Nasce in Italia un bel po' di anni fa. La faccio breve perché so che la storia non è nel cuore di tutti, però penso che sia importante ricordarsi di questo. 1924, guarda caso, periodo fascista. Non è un caso, ovviamente. Benito Mussolini aveva bisogno di parlare alle masse. Il grande problema dell'Italia di quell'epoca era l'assenza di cultura e di istruzione, in particolare di istruzione. C'erano i giornali, chiaramente Gutenberg era già nato, quindi insomma. Il problema è che gli italiani i giornali non li leggevano, e quindi si pone un grosso problema per Benito Mussolini. Cosa devo fare per parlare a tutti? 1924, prima trasmissione radiofonica in Italia. Non so quanti ascoltatori poteva avere, ma penso abbastanza pochi.
Lei, Maria Luisa Boncompagni, se andate su YouTube c'è la prima trasmissione con la voce della Boncompagni. È una trasmissione che fa quasi tenerezza perché la qualità audio è ancora particolarmente gracchiante, c'è la sua voce, presenta velocissimamente alcune notizie, in particolare però si intravede già un palinsesto radiofonico, seppur scarno, però effettivamente già esempio di quello che è la radio oggi. Innanzitutto la musica, musica operistica, da camera e da concerto, tre generi musicali, quindi già la radio si sposa alla musica. Avevano ragione fondamentalmente, perché anche oggi è così. E poi c'è un bollettino meteo, altro spazio che anche oggi fa parte dell'informazione. Sfido chiunque a trovarmi un notiziario che non finisca con due previsioni del tempo, due. E le notizie di borsa, ovviamente un po' di economia, altro spazio, vabbè, ci sono radio che hanno fondato sull'economia la loro esistenza e gruppi che lo fanno tutt'oggi, vediamo il Sole 24 Ore che ne è un esempio, ovviamente però insomma inizia a delinearsi un pochettino quello che sarà la radio del futuro. Ovviamente non è ancora un mezzo di comunicazione di massa, lo è per definizione ma ancora non lo è. C'è un'agenzia di stampa che ovviamente è un'agenzia di stampa di regime, c'era un'unica radio, un unico canale e quindi si parlava di un'unica cosa, ovviamente non c'era la pluralità dell'informazione. L'URI nel 28 diventa EIAR, ne avrete sentito parlare, magari avrete visto se siete appassionati di radio o microfoni, il microfono tipo 1930 con scritto EIAR. È l'ente nazionale per le audizioni radiofoniche, da qui poi nascerà tutto il resto, compresa anche la RAI. Mezzo di comunicazione di massa, che cosa vuol dire? Che parla alle masse, cioè da un unico microfono io posso raggiungere una platea abbastanza indistinta di persone. 1933, cosa succede? Questa è radio rurale. Sì, sembra una roba da morire da ridere, me ne rendo conto. Tenete presente che questo apparecchio radiofonico è più o meno alto così. Sembra quasi un mobiletto. Questa è la prima radio che venne diffusa in Italia, insieme a questa, che è Radio Balilla. I due primi apparecchi radiofonici che vennero diffusi durante il regime. Ci sono le due manopole che sono ancora comuni a tutti gli strumenti radiofonici, volume e sintonia. Come era all'inizio degli anni 20, è tutt'oggi, qualsiasi radio ha ancora le due manopole. Chiudiamo la pagina storica, entriamo un pochino di più sul funzionamento di una radio. Dobbiamo avere un microfono che ci permetta di prendere la nostra voce, catturarla e portarla verso l'etere, e qualcos'altro, di solito un amplificatore, che ci permetta di diffondere il nostro segnale. Apparecchiatura che permette di ricevere un segnale elettromagnetico emesso da una trasmittente, che è l'antenna di solito. Ovviamente, ve l'avevo già nominato, esistono anche altri tipi di trasmissioni radiofoniche legate alla navigazione marittima, quella aerea, punti radio, ne abbiamo parlato poco fa, radioamatori, catastrofi per intenderci. L'informazione è ciò che dobbiamo diffondere, e cioè il motivo per cui io sono qua oggi. La portante, come vedete vado molto veloce, è il mezzo che ci permette di raggiungere le persone che ci ascoltano, il mezzo di trasporto. Esistono più modulazioni di frequenza, l'abbiamo già visto, la modulazione AM, ovvero un segnale in frequenza fissa che varia di ampiezza, e poi l'FM. Ormai tutte le radio hanno abbandonato l'AM, l'AM si allunga durante la notte, ma è un fenomeno fisico semplicemente perché l'etere si libera, e quindi chi trasmette in AM viene ascoltato per esempio su Pavia e provincia, di notte riesce a superare i confini italiani e andare in Europa. È una tecnologia un po' sporca però, infatti le radio hanno preferito scegliere l'FM, ve l'ho scritto, migliore qualità del suono trasmesso, minore potenza necessaria, quindi costa di meno a livello elettrico, il segnale è più pulito. Con la modulazione in FM, ecco perché è stata scelta, riusciamo a trasmettere anche la musica in alta fedeltà, la vecchia alta fedeltà, la hi-fi, cioè con degli hertz particolarmente ascoltabili. Ne abbiamo parlato anche prima, no trasmissione punto a punto, essendo un mezzo di comunicazione di massa io parlo ad una platea indistinta di persone.
Adesso però entriamo nel vivo del giornalismo radiofonico. Speriamo di avervi incuriosito, come radio chiaramente, sullo strumento radio, però adesso entriamo proprio nel dettaglio del giornalismo. Innanzitutto, che cosa significa fare giornalismo? Significa fare quello che stavo descrivendo pochi istanti fa, assistere ad un fatto, essere testimone di un evento e poi riferirlo a qualcuno. Se io esco di qua e vedo che una persona aggredisce un'altra, prendo il telefono e lo riferisco a mia madre, non sto facendo informazione. Dice Wikipedia, il giornalismo è l'insieme delle attività e delle tecniche volte a diffondere e a commentare notizie tramite ogni mezzo di pubblicazione. Fare giornalismo significa scrivere o parlare. Significa però anche fare un lavoro, il cosiddetto lavoro di redazione, che ci permette di rendere una notizia raccontabile, di confezionarla e di passarla alle persone. Come se io, partiamo sempre dal solito esempio, esco di qui e vedo un'aggressione, l'ansia magari mi fa raccontare l'aggressione a mia mamma, a mio fratello, a mia cugina, a mio compagno di corso, in una maniera non precisa. Ma sai, oh, quello là, accidenti, sono uscito, ho visto uno che stava aggredendo un altro, ma è morto, non è morto, non lo so, ma aspetta, torno fuori. Ok, così chiaramente non è fare giornalismo, così è cercare di raccontare qualche cosa che mi ha colpito, ma che, insomma, mi fornisce informazioni sommarie. In realtà fare redazione significa approfondire quel fatto, assistere ad un fatto o venire a conoscenza di un fatto tramite una telefonata, tramite un comunicato stampa, tramite informazione passata da una persona che conosco oppure tramite i miei occhi, l'ho visto, e lavorarci su un attimo, almeno un attimo. Raccontare un fatto non è così semplice, perché per raccontarlo bisogna conoscerlo. Istinto di oggi dal punto di vista giornalistico è la velocità. Dobbiamo essere sempre più veloci, raccontare sempre più velocemente ciò che abbiamo visto, perché sennò il collega ci batte, ci brucia, perdiamo la notizia, l'ho bucata. Sì, ok, l'ansia, va bene, però l'ansia vuol dire anche 1. Sbagliare, 2. Non aver capito bene un fatto, 3. Raccontare qualcosa di falso. I mezzi di informazione utilizzati dal giornalista e dal giornalismo sono tanti. Sono tutti mezzi di comunicazione di massa, la radio, la televisione e la rete. Il quarto potere. Questa è una cosa che mi ha sempre molto affascinato. Il giornalismo è definito il quarto potere dopo quello legislativo, esecutivo e giudiziario. Quindi insomma abbiamo una grande responsabilità, anche se noi giornalisti spesso non ce ne rendiamo conto o facciamo finta di dimenticarci. Perché? Ne parlavamo prima, la radio è nata durante il fascismo, non c'era pluralità di informazione, siamo in uno Stato democratico deve garantire la pluralità dell'informazione, deve permettere alle persone di farsi un'opinione, non deve vendere alle persone cose già fatte o masticate così come sono, ma deve al contrario raccontare i fatti nella maniera più vera possibile per permettere a chi ascolta o a chi legge in questo caso di farsi una propria opinione. Qual è l'emozione, e ritorniamo sul ruolo emozionale della radio, che volete far passare in quel momento? Io non ho voglia di suscitare nell'ascoltatore che mi sta sentendo un brivido di fastidio all'immaginazione di questa donna sgozzata con un coltellaccio da cucina. No, non è questo che voglio. Voglio solo dirgli che è accaduto l'ennesimo caso di femminicidio. Forse se la racconto in un modo diverso riesco a passare la medesima informazione con più delicatezza e rispetto nei confronti anche della vittima. Il mio direttore, si chiama Alessandro Repossi, non mi ha mai dato molti vincoli sulle notizie che devono passare o meno. Me ne ha dato uno solo che penso ricorderò a vita. C'era una notizia di cronaca, mi sembra un paio d'anni fa, sul quotidiano locale, che parlava di un ragazzo che si era suicidato in un modo davvero brutale. La racconto perché non sto facendo giornalismo. Questo ragazzo aveva più o meno la vostra età e si è dato fuoco in un parco di Pavia.
Una notizia terribile. È terribile, non c'è da discuterne. È così. Io sono salita e ho chiesto se in apertura di mattinata, visto che era la notizia più grande in una cittadina come Pavia, che non produce notizie continue come una città più grande, una metropoli, doveva essere data per prima. E il direttore mi ha detto sì, dalla, poche parole, scegliele. E poi tieni presente una cosa, se appena appena possiamo non parliamo più di suicidi. Perché? È immediato. Il suicidio può creare emulazione. Veniamo al giornalismo radiofonico. Selezione delle notizie, quando un fatto è una notizia e quando non lo è. Spesso vi capiterà, se vorrete fare i giornalisti, di dover rendere un fatto una notizia. È una cosa molto difficile, è il cosiddetto senso della notizia che si impara soltanto facendo questo mestiere. Selezionare le notizie non è mai facile. Avete a disposizione i comunicati stampa, che sono quelli sulla prima immagine che vi avevo riportato. La prima immagine che vi avevo fatto vedere era caratterizzata da un mixer con tre fogli. Tre fogli erano tre comunicati stampa, uno di Coldiretti, uno della Questura di Pavia e uno dei Carabinieri. I comunicati stampa aiutano molto il giornalista perché spesso contengono delle notizie. I comunicati stampa funzionano grazie a una figura particolare che è quella dell'addetto stampa, un'altra figura del mondo del giornalismo, non so se ve ne hanno già parlato. Perfetto, quindi poi la parola la cedo al professor Muzio. È una figura importante perché permette al giornalista di rimanere legato all'istituzione che ovviamente viene rappresentata in quel momento dall'addetto stampa. Quindi io non posso sapere che cosa accade all'interno di un'istituzione o all'interno, per esempio, delle forze dell'ordine, e quindi mi serve l'addetto stampa che mi passi la notizia. Quella sicuramente è una notizia quasi certa, perché chi c'è dietro quella notizia è un giornalista, quindi sa che io, giornalista dall'altra parte, ho bisogno di quel tipo di informazione. E quindi avere un addetto stampa è importante perché aiuta il giornalista a far meglio il proprio lavoro. Interviste e ricerca, il secondo punto, sono due elementi importanti sempre per selezionare le notizie. Fare interviste e ricercare potrebbe apparire oggi una perdita di tempo. Dicevamo che il tempo è una cosa molto importante, sì, ok, non perdiamolo, però dedichiamolo anche ad interviste e ricerca. Spesso una notizia nasce intervistando. Io chiedo alla persona che ho davanti alcuni elementi, la persona parlando mi racconta e mi fa capire che mi sta dicendo qualcosa che può diventare la mia notizia. Brevità e tempi c'entrano molto con il senso della notizia. Essere brevi è qualcosa che vi viene chiesto dal mondo del giornalismo. Davanti ad un microfono una persona tende a raccontare il mondo, o non racconta niente, si blocca, e quindi abilità del giornalista di cavargli fuori le informazioni. Oppure parte per la tangente. In radio questo è un danno, è un dannissimo. Perché in radio abbiamo i tempi che incombono, dobbiamo dire tutto entro 5 minuti. Perché? Perché l'attenzione di una persona dura da 1 a 30 secondi. Dopo l'attenzione è già partita. Perché io continuo a cambiare, a modulare la mia voce? Un po' perché mi diverto e un po' perché sto tentando di tenere sveglia la vostra attenzione. Che per i tempi radiofonici sarebbe già morta da un pezzo. Infatti adesso dovrei mettere un brano, anzi devo metterlo almeno 10 minuti fa. Perché la radio poi si serve anche di queste piccole cose. Inserisco come se fosse una trasmissione dove adesso vengono uno spot e al rientro dallo spot pubblicitario bisognerebbe mandare la musica, come dicono le regole di trasmissione. Un aspetto evidente e che nasce da chi fa radio è che chi sa fare radio innanzitutto sa fare anche televisione. Sembrerà strano, ma una cosa che è l'unica a fornirti come media, che è appunto la radio, è la capacità di improvvisazione, di gestione della situazione di emergenza. Non solo ti aiuta, rimani magari timidone per tutta la vita, rimani un
fantastico conduttore dietro un microfono, ma il mezzo radiofonico ti insegna anche a parlare in pubblico, a gestire la platea che hai davanti, anche se paradossalmente tu parli dentro un microfono e non sai chi è dall'altra parte. Quando sai fare radio ti sai orientare perché hai una gestione dei tempi che acquisisci solo con questo mezzo. La sintesi, che è la capacità che ti deriva, perché tu in 10 secondi devi dire tutto, perché appunto dall'altra parte altrimenti cambiano, non è l'elemento della trasmissione televisiva. Io lo dico, l'ho già detto, il radiocronista non è il telecronista, deve avere una capacità dialettica superiore, ma chi sa fare radiocronaca sa fare anche telecronaca, non è detto viceversa. E con questo abbiamo finito lo spot. Parole sante, se mi permetti di fare un commento, perché veramente direi che hai centrato la verità vera, la verità reale. Quante volte mi è capitato di avere la sensazione di arrampicarmi sui muri. Perché? Perché i tempi sono quelli e perché spesso non si arriva ad essere preparati in tutto, perché la radio è qualche cosa che ti impone di andare in onda in quel momento. Tu devi andare in onda comunque, che tu sia sotto la pioggia, che tu sia in mezzo a una platea di gente, che tu debba raccontare altre cose. È esattamente così, devi raccontare quello che stai vedendo e devi farlo, oppure devi gestire, come giustamente ricordava il professor Muzio, persone che hai davanti, quindi un'intervista in diretta. Io vi stavo portando esempi di registrazione, ma la maggior parte delle interviste che può capitare, che vi potrà capitare di fare, soprattutto se siete in una radio locale, verranno fatte rigorosamente in diretta. Il coraggio di interrompere, la capacità di andare a pescare quell'elemento fondamentale dentro in un discorso generico di una persona. Da ultimo l'infotainment, ovvero l'informazione barra intrattenimento. È qualche cosa di più giocoso, qualche cosa che può dedicarsi all'ascolto leggero, ma che nello stesso tempo vi dà informazione. Vi permette, insomma, vi permette ai radioascoltatori di avere accesso ad alcune informazioni più o meno importanti, però in maniera giocosa. Siamo alle battute finali. Un'occhiata al futuro. Abbiamo aperto dicendo sostanzialmente che la radio è un mezzo di oggi. Nonostante appunto la storia, nonostante video kit, radio star, insomma, nonostante mille cose, la radio ancora oggi funziona e funziona bene. Chiaramente, come tutte le cose, ha pregi e difetti, a partire dalla tecnologia con cui trasmette. Lo avete visto nelle vostre televisioni, ora si sta su DAB, sul digitale. La radio ancora non è passata al digitale. La radio ancora in FM, ovvero in analogico. Per intenderci, questo ricevitore che fa anche da radio non capta onde digitali. Ci vuole un ricevitore apposito, come la TV, per captare onde digitali. La radio al momento non ne ha bisogno. Nel futuro ci sarà probabilmente il digitale. Già alcuni marchi storici di produzione automobilistica stanno inserendo nelle automobili il lettore digitale radio. Ci sono già alcune radio che sono passate al digitale, ma non è ancora obbligatorio, a differenza della televisione. La legislazione non ha ancora imposto, insomma, alle radio di passare alla tecnologia digitale, anche perché ha un costo. Le frequenze digitali costano molto al momento. La radio continua a trasmettere attraverso l'FM. C'è un problema grosso legale legato proprio alla tecnologia FM. Vi faccio un esempio banale: Radio Ticino ha un'autorizzazione ministeriale a trasmettere. Chi comanda sull'etere ovviamente è lo Stato. Non possiamo pensare domani mattina di andare a mettere un'antenna sul palazzo di fronte, accenderla e fare radio. Fisicamente e tecnicamente lo possiamo fare se abbiamo qualche soldo da investire, legalmente non è possibile. Chi fornisce una concessione governativa a trasmettere è lo Stato, che permette all'emittente radiofonica o alla persona che rappresenta un'associazione o una società di trasmettere su quella frequenza, cioè su quella porzione di etere che lo Stato concede. Etere, aria, è la stessa cosa.
e che ha un numero, sono le frequenze di cui parlavamo, noi trasmettiamo attraverso le FM 91.8 e 100.5, è un codice che identifica quella porzione di aria attraverso la quale io posso far passare le mie onde radio, solo in quella porzione e solo limitatamente per Pavia e provincia. Così vale per noi, così vale per tutte le emittenti radiofoniche. Il problema è che non è proprio così, perché molte emittenti radiofoniche alzano la loro potenza di emissione e superano il confine della concessione governativa. Non c'è una regolamentazione, ovviamente, perché c'è la legge che ti dice: beh, tu non puoi farlo perché lì non c'hai la concessione. Però, come sempre, le leggi vanno fatte rispettare. Il risultato è che moltissime emittenti, per raggiungere porzioni sempre più ampie di etere e di geografia, aumentano la loro potenza di nascosto e quindi entrano nel cono di aria di un'altra radio. Ovviamente l'aria non è infinita, ok? E quindi l'Italia è stata suddivisa in una serie di frequenze, cioè di porzioni di aria, che sono simili. Per esempio, il 100.5 a Pavia città è di competenza di Radio Ticino, a Novara è di competenza di Radio Azzurra. Le due province sono confinanti. Se Radio Azzurra alza il suo segnale, entra all'interno del mio cono 100.5 e mi mangia pezzettini geografici. Idem se lo faccio io, se alzo la mia potenza, mangio pezzettini geografici all'altra emittente. Regolamentazione vuole che si faccia una lettera per iscritto al Ministero di competenza, che verrà a verificare se la potenza in uscita è quella dichiarata, rispettata. Intanto però la legislazione non risolve il problema. Risultato: in Italia giungla di FM, cioè tutte le radio possono alzare, abbassare, fare casini, guerre legali, cose, non è bello. Questo è uno dei difetti dell'FM, il difetto più antipatico, perché poi legalmente ci sono delle spese da sostenere. Il digitale risolverebbe questo problema, ma costa molto e per le radio locali è molto difficile da sole riuscire a comprare una frequenza in digitale. E quindi anche qui punto di domanda sul digitale. Una buona possibilità la fornisce internet. Quanto ci vuole per crearsi una radio online? Poco. Ci vuole un computer, quindi il costo di un PC o di qualsiasi altro tipo di computer. Un software, ce ne sono di free, e una connessione internet, quindi ci vuole molto poco. Il risultato è stato che moltissimi si sono fatti la radio su internet, tantissimi veramente, forse più di quanti immaginate. E il risultato è, ma sì, che c'è gente che parla al microfono, tipo quelli che ho sentito io, sono divertentissimi. Ciao, sono Radio Lina. Bravo, complimenti. Sto facendo radio, ok? E pagato i diritti si hai. E no! No, tanto non sono dichiarata da nessuna parte. Normale, eh? Però su internet c'è di tutto. E al momento non è normato, quindi fare radio su internet che ritorno potrebbe avere, se volete farla seriamente. Internet però può servire alle radio in FM per avere un canale in più e poter trasmettere anche attraverso il web, che comunque rimane, e questo va detto, una piattaforma molto importante anche per la radio. Ho scritto: matrimonio felice o concorrenza spietata? La risposta datela voi. Potrebbe essere anche entrambe le cose. Della M vi ho già parlato, quindi dico veramente due parole brevissime. La RAI ha liberalizzato la M, questo 6-7 mesi fa circa. Era nell'aria, ce lo si aspettava. Che cosa significa liberalizzare la M? Vuol dire che fino a 6 mesi fa tutto lo spettro delle frequenze, cioè di quella porzione di aria in modulazione di ampiezza, era di proprietà della RAI TV e quindi della RAI Radio. Avrete sentito sicuramente dire, se ascoltate Radio RAI, la trasmissione del la trasmissione del prossimo appuntamento radiofonico passa in onde medie. Voleva dire che dovete girare la radiolina sulla M e andare a cercarvi la frequenza della RAI, che era l'unica per legge, e quindi la trovavate abbastanza in fretta.
Oggi la M è a disposizione di tutti, gratuitamente o quasi. Che cosa vuol dire? Che se siete degli smanettoni di antenne, come lo sono spesso i radioamatori, non me ne voglio, i radioamatori li adoro, ma lo dico smanettoni simpaticamente, siete in grado di andare a mettere su un impiantino e iniziare a trasmettere in AM. Chiaramente adesso c'è la possibilità di non piratare, come è stato fatto fino ad oggi, perché vabbè, molti lo facevano, ma di chiedere l'autorizzazione, cioè la concessione governativa a trasmettere anche per l'AM. Molti lo stanno facendo. Nuova frontiera, sì, una delle tante, allora, l'AM, il DAB, il digitale, oppure internet. Ma soprattutto una cosa, la radio il futuro lo sta guardando, e questa forse è la cosa più importante. Chiudo la considerazione della lezione di oggi, con la quale vi portate a casa una bella testimonianza, molto approfondita, del tipo di linguaggio, dei tempi da utilizzare, una visione personale che esula dal discorso radiofonico di come si possono raccontare fatti di cronaca più difficili, più duri, perché un giornalista quando ha una notizia è obbligato a darla, la notizia, non ci si scappa, però ci sono diversi modi, anche non indugiando, come ci diceva appunto Simona Rapparelli, non indugio nei particolari più cruenti, ma non è che non la sto raccontando. Mi ha fatto molto piacere, lo trovo molto bello, che vi abbia spiegato il tono della voce, perché queste sono tutte tecniche comunicative che poi vi serviranno e comunque vi portate a casa oggi. Vi ha trasmesso l'entusiasmo per un lavoro, anzi due lavori, uno che è quello radiofonico e poi c'è un'altra cosa, fare radio. Chi fa radio, quando ci entra, non se lo scorda più, cioè ci muore con la voglia di fare radio. Io non la faccio da tantissimi anni, ormai sono l'ultima volta, forse ne avevo circa 30, quindi ormai non mi interessa quanti anni siano, ma sono tanti. Però ti rimane dentro, perché è un mondo molto particolare, è molto diverso dagli altri. Chiudo qui, ringraziamo Simona Rapparelli e poi vado avanti con le altre cose.